Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Hanno promesso di rendere pubbliche carichi pendenti con la giustizia, avvisi di garanzia e i potenziali conflitti di interesse. Sono 113 candidati sindaco delle elezioni comunali dell'11 giugno che hanno aderito alla campagna digitale Sai chi voti per garantire ai cittadini la trasparenza dei candidati. Insomma, un vero e proprio curriculum vitae a completa disposizione dei cittadini. Le sembra una buona iniziativa oppure crede che andrebbe tutelata la privacy dei candidati? No, mi sembra un'ottima iniziativa. La privacy, quando uno ricopre incarichi pubblici, non ci deve essere, se non per cose strettamente private. E la privacy dovrebbe essere tutelata, però se uno si propone come sindaco non dovrebbe avere grossi carichi pendenti. Quindi neanche troppa paura di iniziative simili. Anche, però la privacy secondo me è importante. Sì, diciamo la privacy ci andrebbe, però ognuno ha il diritto di fare quello che si sente di fare. Pensi che quasi la metà dei candidati alle amministrative ha risposto positivamente all'appello, 113 sui 244 totali. Come interpreta questo dato? Beh, speriamo che sia un buon segnale di inizio, che non sia solo a livello locale. Ce lo auguriamo tutti, no? Visto quello che succede. Quindi l'augurio è che possa essere presa in considerazione come iniziativa anche a livello nazionale, più ampio? L'estero è previsto già proprio come regola, no? In molti paesi stranieri, sotto europei, che uno debba dichiarare, se fa degli incarichi pubblici deve dire cosa fa, chi è, perché visto che poi ci amministra lo paghiamo, pure no? Al nord. Lei mi dice così perché dice al sud forse meno. Penso di sì. In effetti la percentuale al sud è un pochino più inferiore rispetto a quella del nord. Comunque è un dato positivo. Come interpreta questa risposta da parte dei candidati? È una cosa trasparente. Se l'aspettava dalla politica di oggi? Ma sai, io sono un po' vecchiotta, quindi... ma non me l'aspettavo decisamente, però me lo auguro che continui. Grazie. Bravi! Tanto non cambierà mai niente, cioè possono esserci mille politici, tanto non cambierà mai niente. Quindi anche se sono persone ad oggi pulite, poi lei dice una volta che iniziano il percorso politico... No, non aiutano nessuno, cioè nel senso l'Italia non viene aiutata, aiutano gli altri. Cioè io la penso così, poi ognuno è libero di fare cioè, il proprio pensiero, quello che vuoi, io la penso diversamente da tanti, poi magari siamo, non so... Potrei dire, diciamo che tanti comunque non sono d'accordo su tante cose politiche, perché è giusto così, che non, in realtà non, cambiamenti non ne ho visti io, è sempre uguale.